importante perché comunque la nostra squadra deve ancora trovare un'identità. Penso che comunque alcune cose importanti le abbiamo fatte, ad esempio sono molto soddisfatto di come abbiamo ricevuto e coperto pur non avendo allenato tanto queste due situazioni. Penso che non si poteva fare tanto di più anche in condizioni ottimali, quindi bisogna essere molto positivi da questo punto di vista. È vero che l'avversario oggi era una squadra un pochino messa male perché aveva due assenze molto pesanti nell'organico, quindi è normale, come diceva prima anche il mio collega, che è difficile affrontare una partita con due assenze pesanti. Io penso che chiesto alla squadra di rispettare tantissimo questo avversario, e credo che l'abbiamo rispettato perché non abbiamo mai abbassato l'attenzione, se non un pochino nel terzo set dove abbiamo commesso delle disattenzioni che purtroppo in questo momento bisogna anche in parte accettare. Comunque speriamo di poter lavorare bene questa settimana per prepararci meglio. Domenica c'è un altro scontro molto, c'è uno scontro molto difficile perché giocare a Vicenza non è mai semplice, comunque una squadra molto ben organizzata, dobbiamo prepararci al meglio. Una settimana ci permetterà comunque di sistemare alcune situazioni. Consideriamo questo un punto di partenza e cerchiamo di crescere volta dopo volta. Adesso che hai toccato con mano. Ma intanto non possiamo farla allenare perché comunque ancora non è guarito. Quello che conta è che comunque cominciamo a prendere pochettini tempi d'attacco con le ragazze, perché magari da ferma sotto rete cominciamo a farla un po' giocare, almeno per cominciare a prendere questi riferimenti, i tempi d'attacco. E diciamo che il nostro potenziale sicuramente è molto alto, questo sono sicuro. Poi dopo bisognerà fare conti anche con la battuta dell'avversario, il numero dell'avversario, però penso che le qualità per poter costruire un bel sistema ci sono. Adesso dobbiamo solamente aspettare che venga reintegrata nel gruppo e che possa cominciare a lavorare per poter a disposizione. Grazie. Questo secondo me che è stata molto importante oggi è più di tutto il nostro atteggiamento, è la nostra determinazione di far vedere tutti quanti che siamo una squadra di gran livello e che possiamo giocare molto molto bene. Va bene, questo magari è andato bene, però secondo me dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo finché facciamo il tutto, cioè tutto il gruppo e il nostro gioco che sarà proprio al 100%, perché non si può aspettare una cosa così adesso che siamo tutte rientrate praticamente 3-4 giorni fa. Non è possibile in questo momento, e proprio per quello sono molto contenta che oggi la partita è andata così, perché secondo me più che altro è stato il nostro atteggiamento di una gran voglia di giocare una bella partita, e per quello secondo me magari il risultato sembrava che abbiamo vinto abbastanza facile, ma loro, secondo me, se li avessimo lasciato giocare il loro gioco non sarebbe stato così. Allora per quello sono molto contenta. Tanto complimenti. Il mondiale per me rimarrà sempre un ricordo bellissimo, perché tutti i giorni che lì sono stata con le mie amiche, con tutto lo staff, con tutto il gruppo, sono stati davvero belli, molto, molto tranquilli, anche se abbiamo giocato le partite abbastanza difficili, no? Però sono molto contenta come è andata tutta la cosa, e poi il medaglio di bronzo ovviamente fa vedere tutto, cioè questo non me lo posso spiegare ancora, magari tra un po' di tempo avrò la possibilità di spiegarvi cosa sento quando ce l'ho la medaglia di bronzo sul collo, però secondo me però adesso devo lasciare questo a parte, che sono venuta qua, lo so quali sono gli obiettivi della squadra, lo so cosa si aspetta da me, per adesso, anche se ovviamente vorrei andare a casa e festeggiare perché proprio neanche per quello non ho avuto il tempo, però per me questo adesso è più importante. Spero che ci saranno anche le altre occasioni per festeggiare. Sì, lo so, ma comunque anche loro sono state abbastanza, cioè, tranquille. Se si può stare tranquillo dopo una partita, dopo che tutta la squadra ha giocato male. Noi siamo consapevoli di quello, che va bene, noi abbiamo giocato bene, ma anche loro hanno giocato abbastanza male, cioè in tutti i fondamentali. Allora, però sono contenta perché anche prima succedeva che l'Italia non ha giocato un granché, però noi perdevamo comunque, e per quello sono contenta, perché abbiamo vinto contro un avversario fortissimo. Grazie.